racconti dal telegiornale di Toscana TV in apertura per la cronaca. Siamo a Follonica, nella provincia di Grosseto. Oltre 100 dipendenti pagati in nero da un'impresa agricola, contestato un'evasione, pensate, un'evasione fiscale pari a oltre 1,7 milioni di euro. Ci racconta tutto Carlo Sestini. Maxi evasione di una società del settore agricolo scoperta dalla Guardia di Finanza di Grosseto. Circa 100 operai assunti regolarmente sono stati pagati solo in contanti e l'azienda ha evaso oltre 1,7 milioni di euro in tasse. A scoprire il comando provinciale delle Fiamme Gialle di Grosseto, in questo caso a finire sotto la lente dei finanzieri, è stata una società agricola che in pochi anni ha occultato al fisco una cospicua parte dei propri ricavi, omettendo di versare ogni genere di imposta e contributo. I militari della compagnia di Follonica, mediante una serie meticolosa di indagini e riscontri tramite le banche dati in uso al corpo, hanno ricostruito il reale volume d'affari dell'azienda, verificata constatando un'evasione di oltre 1,7 milioni di euro tra IVA ed imposte dirette, cui vanno aggiunti circa 400 mila euro di contributi previdenziali ed assistenziali mai versate nelle casse dello Stato, per un totale di evasione fiscale e previdenziale di oltre 2,1 milioni di euro. Nel corso del controllo le Fiamme Gialle hanno approfondito le posizioni lavorative dei dipendenti, riscontrando come, a fronte della regolare assunzione a tempo determinato di circa un centinaio di operai, gli stessi siano stati pagati sistematicamente in contanti, utilizzando gli introiti accumulati in nero dall'azienda, alla quale è stata erogata una sanzione di oltre 70.000 euro per non aver corrisposto gli emolumenti con mezzi tracciabili. E un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un autobus stamani nel Pisano. L'incidente è avvenuto a Bico Pisano. La vittima è un uomo di 37 anni, Alessio Cerullo di Bientina. Era dipendente di Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno. Era in compagnia di altri due amici che si sono salvati e che sono però rimasti sotto shock insieme al conducente del bus. Il pullman avrebbe stretto la traiettoria improvvisamente all'altezza di una curva, urtando il ciclista e travolgendo il 37enne con le ruote. Cerullo era un ciclista amatoriale. E infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Bibbona, siamo nella provincia di Livorno, per un operaio di 46 anni. L'uomo è precipitato da un'altezza di 3 metri ed è stato trasferito a Livorno in codice rosso. L'incidente è avvenuto questa mattina, l'allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 che in un primo momento aveva attivato l'elisoccorso Pegaso, poi annullato dopo l'arrivo sul posto di un'ambulanza con il medico. Inchiesta Cheo, a settembre si torna a processo, ma decade l'abuso d'ufficio, reato abrogato da questo governo. Tutti i dettagli in questo servizio di Rachele Campi. A settembre si tornerà nelle aule di tribunale con una novità: non ci sarà più l'abuso d'ufficio. È stata la Camera dei Deputati che a maggioranza ha deciso di abrogare questo reato. Dunque chi ne è accusato non potrà essere condannato. Le conseguenze nei tanti processi ci saranno, così come nell'inchiesta Cheu che ha scosso l'intera Toscana per presunti smaltimenti illeciti dei fanghi delle concerie di Santa Croce sull'Arno. Rifiuti usati come riempimento e sottofondi stradali per evitare il costo dello smaltimento, con il rischio di rilasciare nel terreno e di conseguenza nelle falde acquifere concentrazioni di metalli come cromo e altre sostanze. A 3 anni dallo scandalo, l'iter processuale è ancora all'inizio. Le accuse mosse dalla Procura Antimafia di Firenze vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, all'abuso d'ufficio fino alla corruzione elettorale. 24 le persone a processo e 6 società. Sul caso avanzano anche le bonifiche dei 13 siti ritenuti inquinati. Per il mese di ottobre è prevista la rimozione dei cumuli di rifiuti in un impianto sequestrato a Pontedera. E 2 uomini sono stati accoltellati nel pomeriggio alla stazione di Grosseto. L'accoltellatore è riuscito a scappare, ma inseguito da due uomini delle forze dell'ordine in borghese, è stato fermato in una via abbastanza distante dalla stazione. Il più grave è stato colpito al torace, è stato trasportato alle Scotte dove sarà operato, è in prognosi riservata, ma sembra non sia in pericolo di vita. L'altro è stato ferito a un braccio, le cause della lite sono ancora sconosciute. E ora parliamo dello Ius Scholae, sono 21.000 i ragazzi fiorentini di origine straniera in attesa della cittadinanza. Cara Valentini.
Sono circa 21.000 i ragazzi fiorentini di origine straniera che, perché nati in Italia o arrivati prima dei 12 anni di età e con almeno un ciclo scolastico di 5 anni alle spalle, potrebbero diventare cittadini italiani grazie allo Ius Scholae, questi criteri previsti da una proposta di legge del PD presentata nel 2022. 21.000 ragazzi per i quali si è accesa la speranza, ma che non è per nulla scontata. Se infatti la maggioranza di governo è compatta su una contrarietà assoluta allo Ius Scholae, i distinguo sono iniziati con il criterio scolastico. Forza Italia ha aperto alla possibilità, ma resta la contrarietà della Lega, mentre per Fratelli d'Italia non è una priorità. Lo Ius Scholae non è nel programma di governo, ma la discussione si è riaperta con le Olimpiadi, come già avvenne dopo quelle di Tokyo, senza conseguenze concrete. E sarà probabilmente sul tavolo del vertice, con i tre leader, previsto per il 30 agosto a Roma. A livello nazionale, i ragazzi che ne beneficerebbero sono il 23% degli alunni. La Toscana è al quinto posto tra le regioni più interessate in base al report del Ministero dell'Istruzione. La provincia di Firenze si piazza all'ottavo posto con 21.669 alunni stranieri. Nel capoluogo ogni 100 studenti 16 sono stranieri, ancora di più a Prato dove gli stranieri sono 28 ogni 100. Entrando nel dettaglio, a Firenze circa il 44% degli studenti stranieri è europeo, il 27,2% di origine africana, il 20,2% asiatica, cinese principalmente. Se si considerasse quelli nati in Italia, le percentuali cambierebbero. Ma va detto, nel nostro paese non c'è mai stata una proposta di legge per uno Ius Scholae puro all'americana. La PDL del 2015 poneva alcune condizioni, tra cui che almeno uno dei due genitori si trovasse in Italia legalmente da 5 anni, oltre ad altri criteri scolastici. Fu forse il momento in cui il Parlamento andò più vicino a una soluzione, seppur temperata, per le migliaia di ragazzi italiani, ma non cittadini, nel nostro paese. La Camera approvò, ma il Senato attese 2 anni. Quando fu il momento di votare, non c'era il numero legale. Mancavano dall'Aula il Movimento 5 Stelle, tutta la destra e anche un pezzo del Partito Democratico. L'Italia rimane il paese con i criteri più rigidi per ottenere la cittadinanza e si basa ancora su una legge del 1992. Si diventa cittadini italiani per nascita, vige lo Ius Sanguinis, uno dei due genitori deve essere italiano, per matrimonio, con l'aggiunta di 2 anni di residenza, o per naturalizzazione, alla maggiore età e con 10 anni di residenza ininterrotta sul territorio nazionale. È nata all'ospedale di Pistoia, a pochi mesi da genitori afghani, da pochi mesi fa da genitori afghani, ha rischiato di non ottenere la carta d'identità per poter usufruire dei servizi riservati ai cittadini italiani. La situazione si è risolta grazie all'impegno e al buonsenso dei dirigenti e operatori dell'ufficio anagrafe della città toscana. A riportare la storia è Paolo Tosi, consigliere comunale del Partito Democratico di Pistoia, che ringrazia gli addetti dell'ufficio preposto. Pur essendo nata a Pistoia, spiega Tosi, sembrava non scontato che questa nostra piccola concittadina potesse ottenere la carta d'identità. Ai genitori erano necessari alcuni documenti come l'atto di matrimonio, il passaporto della bambina, documenti che erano impossibilitati a fornire in quanto dopo la presa di Kabul da parte dei talebani l'ambasciata italiana non è più presente in Afghanistan. E con una lunga intervista apparsa oggi sul Tirreno, l'ex sindaca di Empoli, Brenda Bernini, parla della multiutility e degli aspetti politici legati a questa importante operazione, rispondendo anche alla proposta della collega di partito, Alessandra Nardini, di lasciare l'azienda idrica pisana fuori dal gestore unico. Alessio Poggioni. Il futuro della Toscana passa dalla multiutility, progetto già avviato dalla fusione tra Alia, Consiag, Publiacqua e altre realtà, che dovrà portare alla gestione unica dei servizi, tra cui acqua, rifiuti e un domani forse l'energia. Capitolo che tuttavia rischia di diventare materia di dibattito ideologico tra le varie anime del PD. Non una novità, soprattutto se, come è avvenuto nei giorni scorsi sulle pagine del Tirreno, qualcuno, nel caso specifico l'assessore regionale Alessandro Nardini, torna a sventolare la bandiera dell'acqua pubblica, proponendo di rifondare la società Acque S.p.A. senza fondi privati e tenendola fuori dalla multiutility. Ed oggi su quello stesso quotidiano le risponde l'ex sindaca di Empoli, Brenda Bernini, insieme a Matteo Biffoni, il volto più riconoscibile dell'ala riformista del PD toscano. Mi pare che la
proposta di Nardini contraddica l'obiettivo di avere soggetti industriali pubblici di dimensioni regionali capaci di gestire investimenti, tariffe calmierate e buona occupazione. C'è dunque il tema di come riacquistare le quote di Acea, il socio privato che sta dentro Acque S.p.A. e bisogna capire come reperire i soldi per ripubblicizzare l'azienda. Ma la questione è anche squisitamente politica, perché intorno al tema della finanziarizzazione della multiutility sta il dibattito borsa sì, borsa no, su cui finora si sono scontrati l'area dei riformisti e quella schleiniana, ma su cui Barnini vuole fare chiarezza. Non esistono i riformisti innamorati della borsa, è una caricatura, dice. Smettiamo di usare questi temi solo in chiave di posizionamento interno. Condivide dunque le posizioni del segretario regionale Fossi, che ha aperto un tavolo di dibattito per costruire collegialmente il programma di governo della regione nei prossimi anni, tanto che, sostiene ancora Barnini, se si parte dai punti di contatto invece che da quelli di divisione, la quadra si può trovare. Ci riuscì Prodi con l'Unione nel 2005, dice, e allora c'era più distanza tra Bertinotti, Dini e Bonino rispetto a quanta ce ne sia oggi tra Renzi e Conte. Eccolo allora il campo largo, che però deve stare sulla concretezza e non sull'ideologia, avverte la dirigente Dem, altrimenti, dice a provocazione, vuol dire che ci va bene la Meloni e il melonismo. E sul tema abbiamo anche raggiunto il direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci. Vediamo. Sarà un settembre politicamente abbastanza infuocato per quanto riguarda la politica regionale, anche perché tutto questo cela, ovviamente sta anche mascherando questo dibattito sull'eventuale ricandidatura o meno del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Quindi è una partita secondo me più complessiva dal punto di vista politico, che apre anche uno scenario tra virgolette pisano, come avete visto, con la proposta della stessa Nardini di lasciare fuori Acque S.p.A. dal nocciolo della multiutility, dal nocciolo della multiservizi, e quindi far rimanere in mano totalmente pubblica la gestione dell'acqua. La cosa che ha sempre sostenuto da tempo, ad esempio, la Lega, quindi c'è questo avvicinamento, insomma, un po' curioso. Ne vedremo sicuramente delle belle, anche perché ci si insinuerà presto, sono convinto, anche il Movimento 5 Stelle, che dall'inizio è sempre stato contrario alla nascita della multiservizi, alla quotazione in borsa, e rappresenta, insomma, un movimento politico nel mirino per questo allargamento del campo largo dello schieramento di maggioranza, che poi dovrebbe portare alla rielezione di un esponente Dem ai vertici della Regione Toscana. Confermato il codice giallo per temporali forti fino alle 22 di questa sera, soprattutto sul centro-sud e sul settore nord-occidentale. Domani, martedì, nel pomeriggio aumento della instabilità con possibilità di brevi rovesci o temporali sulle zone interne e occasionalmente sul litorale grossetano. E ora siamo a Firenze, parliamo di tranvia, si accelera per concludere i lavori della linea Libertà-San Marco. Intanto si va avanti anche sulla carta con la linea Stadio Rovezzano. Facciamo il punto con Caterina Gonnelli. Dopo le polemiche sui grandi ritardi, si accelera per concludere i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza Libertà-San Marco, la cosiddetta VAX, variante al centro storico a Firenze. Questa settimana, a partire da oggi, in programma alcuni interventi notturni relativi al sistema di segnalamento in Piazza della Libertà. Si inizia con un restringimento di carreggiata all'altezza di via Cavour e il provvedimento sarà in vigore fino a mercoledì 21 agosto. L'orario è 23:05 del mattino. Poi gli interventi si sposteranno su via Pier Capponi con lo stesso orario e infine nella piazza lato viale Matteotti. Da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre saranno rimossi i vecchi pali dell'illuminazione pubblica in viale Lavagnini, dove è già funzionante il nuovo impianto. L'intervento è previsto in orario 21:05 del mattino, con restringimenti tra via Bonifacio Lupi e Piazza della Libertà. Se di notte si lavora, di giorno la situazione cambia, i cantieri della tranvia sono vuoti. Qualche giubbotto fosforescente c'è, peccato che siano per i tubi dell'acqua.
Intanto sulla carta la linea di tranvia Piazza della Libertà Stadio Rovezzano ha fatto un passo avanti, decisivo. La conferenza di servizi sulla grande opera, che si è aperta lo scorso febbraio, si è chiusa con il parere favorevole, il sì, di tutti i soggetti interessati: Regione, Soprintendenza, ARPAT, Autorità di Bacino del Fiume Arno, RFI, Comune di Firenze, imprese come Toscana Energia e Autolinee Toscane. È arrivato nelle scorse settimane, niente fretta però. Per far partire i lavori serviranno circa 12 mesi tra approvazione di atti in giunta, redazione del progetto esecutivo e previsioni delle cantierizzazioni. Salvo imprevisti, la tranvia per Campo di Marte potrà essere pronta nel 2028. Nel frattempo ci si interroga su come far convivere i cantieri della Libertà, Bagno a Ripoli, che interessano i viali del Poggi, e su come gestire la questione degli alberi da abbattere. Ad alleggerire gli animi dell'amministrazione comunale i 100.000 euro di penali per ogni mese di ritardo, chissà se basteranno a migliorare l'umore dei cittadini. E boom di turisti nel Pisano, a Volterra, Peccioli, Palaia, Laiatico, aumentano i B&B e i costi per soggiornare lievitano. Borghi presi d'assalto nella provincia di Pisa. A trainare il turismo sono Volterra, Peccioli, Palaia e Laiatico. Sono i dati forniti da AEDNA, specializzata in dati e analisi per il settore degli affitti a breve termine. La regina della Valdera è Volterra. Qui i bed and breakfast aumentano di numero e alzano i prezzi. Se ne contano 519, con un aumento del 13% rispetto al 2023, per una spesa media di 252 euro al giorno per l'affitto di un intero appartamento, contro i 150 euro a notte del 2023. Se da un lato si nota un incremento, sul tasso occupazionale si va al ribasso, scendendo al 60% rispetto al 79% dell'anno precedente. Sul podio anche Peccioli, al primo posto in Italia nella classifica del concorso Borgo dei Borghi. La crescita è del 14%, con 326 B&B attivi rispetto ai 285 dell'anno scorso. La media annuale del costo per affittare un intero appartamento è salita a 324 euro. A Palaia l'affitto di intere ville con piscina è molto richiesto, con prezzi ancora più alti. Secondo AirDNA, la media annuale di ricavo per giorno è di 392 euro, per un totale di 218 case vacanze attive, contro le 158 del 2023. In ultimo, il comune di Laiatico, noto per il Teatro del Silenzio del tenore Andrea Bocelli. Qui si contano 165 B&B attivi e un ricavo medio annuale di 192 euro al giorno. Un bilancio che dimostra quanto la bellezza dei paesaggi incontaminati, i borghi medioevali e la cultura siano il traino che ogni anno porta in Toscana milioni di turisti. Il Museo Soffici di Poggio a Caiano arricchisce la sua collezione con l'ultima lettera scritta dall'artista esattamente due mesi prima di morire, indirizzata all'editore Enrico Vallecchi. Alessandra Grati. Ho saputo da Gozzini che state ristampando la Acerba, secondo un vecchio progetto di cui parlammo altra volta. E va bene, forse si avrà un discreto successo. Così scrive Ardengo Soffici al suo editore Enrico Vallecchi due mesi prima di morire. Il documento è stato dato in comodato d'uso gratuito da Mauro Morriconi al Museo Soffici di Poggio a Caiano, di cui è direttore, in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della morte dell'artista poggese d'adozione. E la lettera è molto importante perché è l'ultima lettera che il Soffici ha scritto appunto al suo editore, parlando di una possibile ristampa della sua rivista L'Acerba, e questa lettera è proprio scritta due mesi e un giorno prima della morte, quindi siamo orgogliosi di ampliare la nostra collezione con questa lettera e completare quindi la visita, passando proprio dal primo periodo del settennale francese fino appunto alla sua morte. La lettera da oggi è esposta all'interno del museo in una teca speciale, ma non è la sola iniziativa che il comune dedica all'artista. Per quanto riguarda le iniziative, a ottobre, novembre, in autunno ci sarà l'inaugurazione, proprio sempre per commemorare i 60 anni dalla morte di Soffici, e sarà una mostra che sarà appunto nel salone espositivo qua delle Scuderie Medice, e una mostra appunto celebrativa e incentrata sulle figure di Soffici. E prima di chiudere vi ricordo, dopo il TG Casa Viola alle 21.30 l'appuntamento con il film Agguato sul fondo. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.